Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di AFK Journey. Arriviamo a 1000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se nuovi, lasciate l'hashtag AFK Journey qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino e andiamo avanti con questa nuova puntata. Vi avviso che grazie ai ragazzi del mondo, perché ovviamente ci sono chat italiane dove scrivono in tantissimi, abbiamo avuto la possibilità di ottenere in due nuovi codici, sapere che sono stati aggiunti due nuovi promo code. Che come sapete sono molto facili da redimere, basta andare nelle impostazioni, altro e andare sul codice promozionale. In questo caso sono due codici promozionali normali, nel senso che non sono giganteschi, ma comunque sono buoni. Ci danno 18.000 gold e 100 diamanti l'uno e sono stati aggiunti il 29, quindi oggi stesso, ragazzi. Uno è FK Journey Zanni, eccolo qua, 100 gemmine e 18.000. E poi abbiamo FK Journey 88. Ok, che sarebbe così. Va bene? Vai. 118K. Tanta, tanta roba. Allora, ovviamente, andiamo a prenderci la roba FK. Ok. Tanta robina. Ci hanno regalato anche i premi, ovviamente, la robina nella posta per la celebrazione del lancio. Unisciti al programma Creator. Oltretutto mi hanno chiesto se volevo provare a unirmi al programma Creator. Ho mandato già tutta la comunicazione, quindi probabilmente potrei diventare anche un creator di AFK Journey, che ci daranno delle ricompense apposite. Abbiamo 6500 gemmine, abbiamo un sacco di dollarini, ma la cosa importante è che abbiamo gli opening da fare. Sì, molti di voi sono non fissati, ma giustamente attenti alle uscite che escono, ai personaggi che escono. Io invece non c'ho tutta sta cosa. Grado più Vala. Ok, volevo andare a guardarmi privatamente, ovviamente, la tier list. Vi ricordo, se volete un video con la tier list, scrivetemelo qua sotto. Intanto mi scuso magari dei vari suoni che potreste sentire. Ovviamente, guardate, io cerco le tier list e vado a finire su quella di Palworld, vabbè. Tanta roba, però non c'entra con quello che ci interessa a noi. Allora, FK Journey, ovviamente io vado a cercare dei personaggi specifici. E Statizia, non mi sembra essere tanto eccezionale questa qui. Come si chiama? Fatemi vedere il nome. Vala. Vala, non mi sembra di vedere nessuna Vala tra i gradi S. E non è neanche tra i gradi A. Sta Vala, dove sta? Non c'è. Oddio, non l'hanno messa nella tier list. Probabilmente non è stata ancora conteggiata. What? Vabbè, allora la dovranno ancora aggiornare questa pala. Va bene. Quindi è una cosa in più anche da, ovviamente, avere. Ok, chance rimanenti 2. Chance totali disponibili 2. Le chance di ricevere pala nel regolamento grado plus. Ok. Grado plus, però, con cosa si fanno? Con i diamantini. E allora sì, raga, aspettate, ma posso fare anche queste delle reclutate con i diamantini? Non mi sembra, ok. Allora, facciamo così. Partiamo col reclutamento eroe globale. Quindi vai con i 10. Ci piace. Vai, vediamo un po' che ci capita. Ovviamente, speriamo in qualcosa di buono. Non guardo la tier list, quindi me lo dite voi se è buona la roba. Lucius, va bene. Ok, abbiamo le noci, le ghiande. Perfetto, vai così, tante belle ghiande, ma dammi pure qualcosa di buono. Ti prego, non mi dare solo quel personaggio, ti scongiuro. Niente, mi sta riempendo di ghiande. Tutte ghiande? No, ti prego. Regalaci pure qualcosa di buono. Ok, no, ci ha dato solo quel cosino lì e l'altro è questo sotto. Va bene, vai, altro reclutamento. Ok. Non mi sembra sia andato proprio al top, eh. Appunto, portaluce Mirael ce l'abbiamo, quindi è un upgrade più che altro. Non sembra che sia andata alla grande, tante bellissime ghiande che ok. Allora facciamo una cosa, queste sono sicuramente tutte ghiande, andiamo avanti. Quindi l'unico personaggio potenziabile è lui. Allora, recluta per 50, sblocca lettera dell'alleanza. Ora FK giornaliero ottenuto più 120. Va bene. Lettera dell'alleanza migliorata, cioè. Non comprendo, va bene. Allora, ne abbiamo ancora 7, però per ora non l'andiamo a fare. Andiamo a prenderci magari questi due epici, ok?
Abbiamo tantissimi tickettini pure. Biglietto Dolly ottenibile attraverso il regolamento. Ogni regolamento. Ok. Vediamo un po'. Regolamento epico. Che ci fai capitare con il regolamento epico? Ce ne abbiamo due. Apriamole. Vai. Ok, mamma mia, nichianda, tanta tristezza. Vediamo un po', altra apertura. Altra ghianda, ma perché tutte ghiande? Ma dacci qualcosa di buono, e niente. Siamo sfortunelli. Allora, qua invece si può andare tranquillamente o con le lettere di invito grado più, ok? Oppure con 300 diamanti, però 300 diamanti l'uno. Ah. Ma ce la rischiamo? Li utilizziamo anche perché tanto non penso che siano così facili da trovare. Ma vai, 3000 diamanti se ne vanno, usiamoli. Non ci frega niente, ci dobbiamo potenziare. E poi andiamo avanti nella storia. Ok, vai così. Oh, due robe buone. Odi, già ce l'avevamo, quindi un potenziamento per farlo salire. Abbiamo 1000.000 ghiande, ok. Più che altro l'altro premio buono che gli era. Cos'era? Un altro personaggino? Ovviamente non era leggendario, era un colore abbastanza neutro. Magari era una ghianda, eh? Magari era la seconda ghianda che abbiamo aperto. Mannaggia, erano le 30 ghiande! Ok. Va bene. Andiamo avanti. Abbiamo fatto degli opening, però non abbiamo trovato niente di eccezionale. Però lettera alleanza migliorata. Va bene, io dovrei andare a vedere pure tutte queste missioni fatte perché ci faranno salire. Intanto sala. Che cosa ci dà? Ah, ovviamente gli equipaggiamenti nuovi, tanto importanti. Andiamoli a mettere immediately. Ok, mi sembra che abbiamo potenziato solo quelli del supporto. Sembrerebbe, va bene. Posso livellare perché abbiamo i dindi. Io livellerei prima lei. Anzi, in realtà la cosa dice di farli tutti potenziati di un grado. Così almeno salgono anche tutti quelli abbinati. Ok, perché si basa sempre su quello più basso. Quindi secondo me conviene sempre potenziare. In realtà io potrei spostarmi di lato. E non lo faccio perché sono abituato con lo smartphone a farlo. E con questo non lo faccio mai. Allora, non so se posso fare qualche upgrade di questi. No, 2 su 1, 0 su 1, niente. Ovviamente dovrei guardare quelli che ho qua. Eccolo, la iena. Andiamo a promuovere la iena. Grazie. E è sempre meglio promuovere tutti quelli che possiamo perché ovviamente andiamo magari a completare qualche missione e ci dà qualche punticino. Ok, qua ci andiamo a prendere la roba FK che non ci dispiace mai. Dovremmo stare a posto, quindi dovremmo andare in viaggio. Proseguiamo la nostra avventura con grande tranquillità. Ovviamente questa roba shoppata non ci interessa. E andiamo a trovare i tizi. Ovviamente le porte dove ci sono quelle casse che abbiamo visto l'altro giorno sono ancora totalmente chiuse. È un peccato. Però ci arriveremo. Ok, intanto otteniamo 850 monete perché siamo passati da qualche pizzo. Anche qui, grazie. Parliamo con i tizi. Mary, stai bene? Oh cielo! Com'è possibile che Nordia abbia preso fuoco? Ok, andiamo a scoprirlo. Per fortuna stai bene. Eh sì. C'era una maga, sì, quella che abbiamo vista prima. Ok, dopo è scomparso il fuoco. Allora, loro pensano che sia lei. Lunghi fino a metà schiena. Ok. Sembrerebbe proprio Mirael. Ok. I capelli non coincidono. Il capello è diverso. La gonna è diversa. I capelli non coincidono. È vero. Quindi i capelli sono già diversi. Questa è una cosa importante da sapere. I capelli della tizia sono diversi. Quindi già ci hanno dato un altro indizio importante in più. Intanto guardiamo nella mappa se vediamo cose, posti dove possiamo andare ad esplorare. Io già vedo due cespugli là che sbrilluccicano. Ok, scenetta ovviamente. Gustiamocela. Abbiamo incontrato una tizia. Domestica fredda. Ok. Ok, questo in pratica sta a rompere le scatole alla tizia. Alla sua padrona. Ok. Nobil donna. Ah, scarto della società.
Te la tira, eh? La sua linguaccia. In sta dire tutti i colori. Oh oh. Allora, sono un mago come tanti, sono un magister famoso. Vai, sono un magister famosi. Ah, pure? E noi siamo uno dei maghi più grossi? Ok. Lord Pallone Gonfiato. Gliene sta di veramente cattive. Non mi dica che adesso ci combattiamo. La lumità non è il suo forte, diciamolo, effettivamente. Ok. Gran raccolto sorge sulle rive del fiume della tranquillità che divide le regioni in due, nord e sud. Ok. Cosa ne è stata dell'uva? Uva gemma. Ma cosa? Cresce solo là. Ah, ecco perché ha fatto i soldi. Eh sì, è l'intuito da mago che ci fa parlare. Ok, dopo andiamo da Hogan. Però volevo andare un attimo là a raccogliere. Me lo fa raccogliere? Sapete che non lo so. Oh, un'altra persona? E sicuramente magari è pure italiano. Sarebbe tanta roba. A parte che sì, è tutto italiano sicuramente. Posso guardare gli altri tizi? Profilo, amico, messaggio. Posso chiedere l'amicizia all'altra gente. Carino, carino. Penso che, ripeto, siano tutti italiani perché si può dividere in pratica le situazioni. Allora, là vedo una missione, ma si possono prendere anche missioni esterne? Tipo dal mercato? Un caldo inverno, eh sì. Ok. Allora, ho ottenuto una pozione che devo o posso ovviamente consegnare. Non so se ci sta facendo la consegna. Ah, ok. Posso decidere di cambiare missione nel tempo. E visto che è all'interno della città, a sto punto la portiamo. Ok, parliamoci. E gli diamo la robina. Vai, però qui si gela. Tieni, un rimedio per il freddo. Oh, gli abbiamo portato il rimedio per il freddo. E con questo che ci ha dato? Niente. Ah no, lo devo portare a più persone. Quindi stiamo facendo il giro della città per portare questa roba. Quindi una missione extra. Ok, interessante questa cosa. Ah, devo riferire dell'esito a lui, ok. Giustamente. Quadra missione, ok, missione completata. 150 diamantini e 20. Non ci dispiacciono per niente, posso dirlo? Ok, continuiamo la missione principale per ora. Poi andiamo a esplorecchiare. Tanta roba, intanto nella chat mondo ci sono tantissimi italiani. Già mi sono presentato, una persona mi ha riconosciuto, lo saluto tantissimo. Infatti gli ho chiesto pure se aveva qualche consiglio da darmi. Mi ha detto che ha iniziato anche lui questa settimana. Avete saputo dall'acquisto dei campi di grano? Vai. Ok, a Nordia. Ah, comincerà a coltivare pure lì. Infatti ha visto quanta gente si è arricchita. Ah, vuole i soldi pure il capovillaggio. Ok. Uva a nord e uva al sud. Gran raccolto dovrebbe cambiare nome in Gran Vitigno. In effetti, non dico che... però non c'ha tutti i torti. Stanno un po' non mi viene la parola. Monopolizzando. Oh, lo devo dire bene. Monopoli, monopolizzando. Oh. Diamine. Ok. È certo che è successo cosa. Parla alla faida al villaggio, parla del piano di Friends, parla dell'altra maga. Parla dell'altra maga, quello ci interessa. Ok. Resta dei sospetti, ma c'ha i colori diversi, i capelli. Ok. Vediamo un po', ci aiuterai? Lo farò per te, Hogan. Io gli direi, lo farò per te, Hogan, così gli tiriamo un po' di cose d'amicizia. Dai. Ok, quindi dobbiamo andare in viaggio? Dai, andiamo in viaggio. Mister, stai andando a Meriggio? Sì. Conosco una scorciatoia. Come fai? Ah, col teletrasporto. Quindi ci ha insegnato che questi sono teletrasporti, non sono mappe. Infatti mi ero pure sbagliato l'altra volta. Allora, intanto ho visto pure che c'era un'altra cosa. Forgia unghione. Ma se io volessi andare un attimo alla forgia unghione? Perché me la segna come cosa importante la forgia unghione. Quindi ci andiamo un attimo a vederla. Ok, sacri pietra. Ragazzi, ditemi voi se sto facendo le cose giuste. Però ho notato che
mi indicava sta forgia. Quindi magari se può fare qualcosa sta forgia. Ok. Allora, io vedo che lì sbrilluccica la forgia stessa. Vediamo un po'. Effetto un acquisto. Parlami della forgia unghione. Ok. Prendete ciò che vi serve. Andatevene. Ho del ferro. Ok. Effetto un acquisto. Quindi possiamo acquistare i livelli 20 degli equipaggiamenti. E io queste me ne prendo uno. Che magari mi possono essere utili. Non so se il mio sono più alto o no. Però intanto me li pio perché costano poco. Ok. E a questo punto noi ci riteletrasportiamo e riandiamo lì giù. Ok, via. Viaggio rapido. E si va. Ci avviamo alla scoperta. Intanto quella è una persona. Un menestrello, vabbè, lasciamo perdere. Ok, qua ci stanno sordini. Beh, polverine. Allora, questo penso che sia un mostro. Combattiamolo. Livello 15, ma se ce lo mangiamo a colazione, dai, battaglia automatica. Ok, si è incartato il gioco. Intanto gli piglia male, ho notato, non so perché. Vabbè, i miei personaggi ormai sono giganteschi. Ok. Quello c'è cura. Tanta roba. Vai così. Devastiamoli. Con molta tranquillità, ovviamente ci abbiamo pure il curatore. Poi lei, cioè lei è in grado SS. Che gli vuoi dire? Allora, qua si può andare. Vero? No, è buio. Quindi ci indica che possiamo obbligatoriamente andare solo di qua. Però lì c'era qualcosa, ho visto un nome. Perché non possiamo attraversare il ponte? Ah, ok, ci sta indicando che non possiamo attraversare il ponte. Quindi adesso potremmo girare qui, no? Ci fai andare? No, non ci fa andare. E quindi come ce la battiamo qua? Ok, parliamo con Rowan. Ombra e sai. No. Mentre sai. I sospetti decidi di dirigerti a Meriggio. Va bene. E allora parliamo con Rowan. Non posso attraversare il ponte, nord e sud. Perché? Siamo visti a Nordia, ma ce l'abbiamo in squadra. Proprio noi. Sì, infatti. Ok. Eh certo, gli abbiamo dato una mano con l'elementale. Merci, quali merci? Ok. E invece non c'è stava il grano. Ah, per colpa dell'incendio sono andati, ok. Cosa è accaduto al ponte? Ok. Ah, ok. Sembra che qualcuno abbia deliberatamente sabotato il meccanismo. Ok. Comunque tu capisci qualcosa di meccanica? Qualcuno qui ne capisce assolutamente nulla, no, no? Ok. Ok, un bastone di legno con determinate caratteristiche di durezza e resistenza. Lucciola può essere usata anche come lubrificante. Ok. Tra i Gruglin. Quelli che abbiamo eliminato prima. Facciamo un patto, Rowan, dai. Così vinciamo tutti, dai. E andiamo. Come si fa? Ok. Forse possiamo andare lì? Sì, che possiamo andare lì. Ma che ci frega? Noi entriamo. Per il bene del villaggio. Mi sembra anche giusto. Ok. Cosa ci dice? In questa battaglia i nemici attaccano prima gli eroi indicati nelle linee rosse. E allora non conviene mettere lei davanti, oh. No, lui più che altro. No, lui però dovrebbe essere fisico. Non ho più tank, mi sono levato tutti i tank dal gruppo, ma sono scemo. No, raga. Allora, leviamo lui e mettiamoci uno di questi. Dai, un paladino davanti ce lo dobbiamo mettere. E questi li teniamo così dietro. Ok, attaccheranno prima a loro due davanti, vai. Nessun problema. Ok, come vedete abbiamo lui che fa lo scudo. Ci voleva un tank. Vai, che arriva lei cattivissima. Olè. Questo ovviamente fa scudo, stunna d'aria. Tanta roba. Ci piace. Ok, prendiamo i premi, prendiamo una bustina. Di quelle per gli opening. Nuova area sbloccata. Ok. Andiamo avanti, dai, su, non ci interessa. Che toni drammatici, su. Era una cosa di cui non ci interessa. Oh, la sfida, raga, sono salito. Vabbè, proseguiamo nella storia. Poi la sfida la posso fare pure off, tanto non è niente di exceptional. Che cos'è la pietra del tempo? Cosa fa? Ah, è quella dove puoi lasciare messaggi ad altre persone. Vai. Che
E poi non so se l'hanno mai letti. Boh. No, sembra di no. Va bene. Lo seguiamo. Ok, Novatra la spia. Ok. Poi sono i campi dei Grullin. Di quelle bestie brutte. Ok. Una leggenda del posto. Ah. Infatti dovrebbe essere una leggenda. Ok, quindi è venuto qua per avere informazioni, per accogliere su questa leggenda. Ovviamente, adesso c'è meno grano. Tutto il grano è andato in cenere. È vero. Ok. Ricordo ancora quando l'ordine eroico è arrivato a sistemare tutto. Va bene. Eh sì, ora il grano è bruciato. Ok, e negli affari è diverso? Ok. Le trattative di acquisto condotte a Nordia sono state più sgradevoli del previsto. Ok. Va bene. Volevano scoraggiare i clienti. Con noi non si sono comportati così. È strano, in effetti. Con noi non ci hanno fatto sta cosa. Vabbè, non è un problema. Intanto prendiamoci tutta la robina che possiamo. Qua c'è una pietra del teletrasporto che possiamo tenere, che ci indica anche in questa mappa le altre cosine che ci sono da esplorare. Ok, tanta robina. E ci dice dove è anche il prossimo teletrasporto. Ovviamente a noi ci interessa proseguire e andare avanti. Vai. Ok. Clava, Gruyin e frutto maturo. Quindi dobbiamo andare in su. Oh, qua c'è roba però, fermi. C'è sta anche un nemico. Chi è? Contea di Messidero, squadra nemica, livello 19, ma io te rovino. Vabbè, neanche me l'ha fatta combattere, cioè era talmente easy che è morto e basta. Va bene, tesoro trovato, tanta roba. Ma questo? Uguale? Ah no, è lui che si è spostato, no, ma li combattiamo senza neanche guardarli questi, cioè proprio diretti. Oh, cassette. Potrei aumentare di livello. Vabbè, ma questi muoiono da soli. Questo invece si combatte. Addestramento tattico. Addestramento che presenta sfide uniche che richiedono. Determinati eroi possono partecipare all'addestramento tattico. Davvero? Va bene. Ok. Quindi solo lui può partecipare. Ok. Addestramento tattico. Facciamo esplodere le cose. Ok. Bam! Ovviamente mi sono preso un colpo in faccia perché me lo sono sparato da solo. Sono un pirla. Mi sa che perdo. Potrei perdere a momenti. Eh sì. Sono morto io. Ho fatto una cavolata. Non dovevo far esplodere quella robina. Anzi, in realtà sì, la devo far esplodere. Ma lui lo devo mettere qui giù. Perché se esplode almeno non ci abbiamo problemi. Bam! Presi. E adesso loro si avvicinano. Assolutamente no. Stanno un po' fuori aria. Aspettate. Eccoli. No, ne ho preso uno solo. Dai, dai, che ce la faccio a batterlo. Sono full vita. Se non ce la faccio a batterlo così. Ma no, mi ha stunnato, cavolo. Ai ai ai. Ho rischiato, ho rischiato. Ho rischiato male. Strategia sbagliata. Devo farlo un po' più tardi. Son pirla. Vabbè, l'importante è che l'abbiamo fatto e l'abbiamo levato. E ci prendiamo la roba. E ci prendiamo la robina. Vai così, spostiamoci per accogliere. Altro forziere, tanta roba per noi, guarda quanta. Ok, sto a favore delle missioni, sembrerebbe. Questo, bah, tieni premuto, gli diamo fuoco e apriamo una strada per noi. Ok, qui c'è della robina che potremmo andare un attimo a recuperare, sinceramente, sempre se possiamo passare. No, è chiusa la strada. Però lui è andato a finire qua, perché? Oh, c'è un tizio. Da qua si può scendere. Ale, vedete? No, non si scende. Ah, peccato. Però ci stanno delle cosine da raccogliere. Cosa? Oh, cioè, tesori per aver raccolto tipo delle mele? Così? Va bene, ci piace. Ok. Poi ci andrò là sotto, dai. Quando posso mi faccio il giretto. Intanto abbiamo sbloccato un'altra scatolina di teletrasporto. Io a te te meno. Anche perché sei basso di livello, quindi neanche me lo fa fare la battaglia con quelli più bassi. Ok. Vedete? Me le fa direttamente. Questa è locata perché probabilmente devo
sconfiggere anche l'altro mostro. E infatti, era proprio questo. Ok, altra cassettina. Altro tesoro con bustina importante. Ci piace. E piano piano prendiamo roba anche per fare altri opening. Devo entrare là dentro, però mi sono incastrato in un albero. Ma io dico, no, ma mi posso incastrare negli alberi? Intanto raccogliamo sta roba. Perché sembra roba inutile, ma quando c'è qualcosa da raccogliere serve. E questi sono giochi dove il farming è importante, da quello che capisco. Un dungeon, tipo dungeon, si entra. Ci sarà pure i dungeon. Potrei aumentare il livello degli eroi, ma non mi interessa per ora. Ok, vabbè, tu muori subito perché sei basso di livello. Ci sta. Va bene, anche tu fai una brutta fine. Ok, grazie. Intanto continuiamo a salicchiare. Non vedo roba da raccogliere, quindi possiamo andare molto diretti. Che cos'è questo? Un tizio di inattivo. Ciao, Daemon. Come si attiva quella roba? Ma se può spingere? Aspetta, fai vedere. Oh, si spinge! Ah, ci stanno pure tipo puzzle in questo gioco. Non è che mi arrabbio, però mi preoccupa tanto questa cosa. Io non sono bravissimo con i puzzle. Ok. Vediamo un po'. Vai così, livello 26. Noi siamo grossi. Non ci spaventano questi nemici. Ok. Andiamo a dritto. Ovviamente, se voi non siete a livello, quelle battaglie ve le dovete fare tutte, eh? Io sono fortunello perché ho livellato off camera e non sono andato avanti nel gioco. È una cosa che mi rallenta tantissimo, però... però ci dà un gran vantaggio di velocità. Oh! Siamo riusciti a scendere qua sotto. Ale, perfetto. Teniamo premuto. Bam, facciamo esplodere. Qua c'è una cassetta, raga. Altra cassettina per noi. Con tanti bei treasure. Ok, anche qua si può attivare qualcosa. Vediamo un po'. Oh, altra cassetta. Vabbè, in pratica ste pedane ci danno una mano. Ah, quindi ho sbloccato pure quest'altra zona. Quindi adesso questa pedana me ne dà un'altra. Enigma risolto. In realtà non è un enigma. Cioè, ci ha insegnato come funziona per risolvere gli enigmi. Mamma mia, quante gemme. I codici sembrano quasi un po' moscettini a sto punto. Ok, possiamo entrare qui. Intanto mi prendo il frutto maturo. Ah, ma quindi questa è una grotta. Ma abbiamo preso anche il frutto maturo che ci serviva. E qua ci sarà qualcosa però. Cave Gruyin. Per trasportare alla teoria più vicina all'obiettivo, cioè. Ok, ci siamo ritrasportati per andare nell'altra zona. Poi là ci ritorniamo, tanto non è un problema greve. Vabbè, quello era un mostro che per ora non ci interessa. Cerchiamo di arrivarci veloce. Questo era il teletrasporto più vicino. Ma non mi sembra. Qui c'è un teletrasporto. Non l'avevo sbloccato, raga. Ok. Allora, questo lo possiamo eliminare a secco. Ovviamente. Anche tu. Ti voglio andare là. Ma voglio prendermi pure la roba. Perché comunque la roba è importante. Questo è un gioco farming. Non si evitano le robe importanti. Vai così. Guarda la cassettina. Tiè. Lì c'è una cassa buona. Oh, altra bustina di quelle buone. 100 diamantini. La clava, questa è la clava che avevamo, che ci avevano detto di portare. Là sotto c'è un'altra cassetta. Allora, potrei tornare al ponte e se faccio così mi teletrasporto direttamente, ragazzi. Poi me lo esploro con calma, casomai mi faccio qualche passeggiata anche off, così posso farmare. Ok, perché quell'aria sconsolata, Rowan? Fatto non stare in grado di ripararlo, ma in futuro sarà un problema. Eh sì. Eh sì, perché in pratica passo tutti da quel camion, da quel ponte. Devo rivalutare i miei investimenti. Beh, ci sono dei grossi problemi, ovviamente. Allora, c'è un combattimento da fare. Qualcuno ci blocca la strada. Ok. Battaglina. Automatic, tanto per ora siamo altissimi di livello, quindi... questi ce li mangiamo proprio tranquilli, tranquilli. Oh! Questa è la special di lui, dell'altro S. Ovviamente il tank che fa pure cura. Tanta roba. Nessun problema. Ok, guantini livello 15. E si va avanti. Allora, ovviamente devo andare a rimettere a posto il ponticello. 500 diamantini. Tanta roba. Ok, si prosegue. Vado nella città. Almeno ci proviamo ad avvicinarci. Dobbiamo combattere contro altri mostri? Sì, vabbè, ma che ce frega. Noi siamo OP. Vai, potenziamoci. Ovviamente, ragazzi, se sapete delle squadre interessanti da fare all'inizio, ditemele.
basate magari sull'SS questa qua. Ok, carini, in coppia ci piacciono. Potenziamento, ovviamente il nostro paladino si butta di cattiveria perché se tanca tutto. Vai così. Oh, altra bustinina buona. Accumuliamo merce. 1200, bando limitato, gratis. Come si fa a prendere? Gratis, grazie, gratis, grazie. Oddio, sembrano quelle dei Monopoly Go, raga, guardate. 1200% gratis, però che ci stanno alcune cose da pagare. Uguale, nuova area sbloccata. Ok. Contea di Messi d'oro. E questo? Un altro. Ah no, aspetta, me lo sta ridata a capo. Me l'ha ridato di nuovo. No, questo è un bag, questo è un bel bag. Ok. Allora, pietra del tempo è sempre quella dove chiacchierà con la gente. Vai, mettiamo. Eccolo, eccoci qui, eccoci qui. Allora, proseguiamo. Vediamo un po' chi ci sta. Questa è gente inattiva che ugualmente sta qua. Ci prendiamo un attimo sta roba. Io direi che ci possiamo anche fermare qua. La pietra del teletrasporto l'abbiamo sbloccata. Percepiscono strana magia nell'aria. Quanto è grave? Diamo un'occhiata. Va bene, poi ci andiamo a dare un'occhiata. Allora, ho preso altra roba qua, non so cosa sia. Taverna nobile. Ci ha sbloccato altra roba. Ah, se paga, sì. Basta che ci credi tu. Io mi prendo quella basic. No, quella potenziata non ci interessa. Per ora. Dipende il gioco come va e come può dare una mano anche magari a una futura gilda. Sblocca il diario. No, va bene. Ci sono missioni giornaliere e tanta roba. Il diario del viaggio. Tieni tutto, vai. Tanta bella robina per noi. Ok, quindi abbiamo sbloccato altri punticini a zonzo. E qua ci abbiamo, tieni veloce, 60 diamantini e tanta altra roba. Sopra c'è la fase di crescita che ci può dare altre bustine. Qua c'è altra robina fatta perché abbiamo fatto una missione, sconfigge i nemici. Ale, si sale anche con questo. Ok. Allora, vedo un altro punto esclamativo, forse nella posta. Sondaggio con ricompensa e invito WhatsApp ufficiale. Ok, io poi dopo casomai ci andrò, non so se mi dà roba. Puoi collegare un numero WhatsApp. Ok, ricevere WhatsApp e mandare una notifica in gioco tramite email, pochi minuti, vabbè. E poi abbiamo il sondaggio con ricompensa. Ok, poi me lo andrò a fare e andiamo a vedere come funzionano. Per il resto dovremmo starci, siamo belli tranquillotti. Qua abbiamo i premi, questi sono quelli di prima, i 1200, che non andiamo a shoppare neanche se ci pagano. Potrei guardare un attimo i potenziamenti qua per vedere che cosa c'è. Equipaggiamenti per la canaglia, equipaggiamenti per il nostro colosso. Ok, tanta robina. Ovviamente posso fare altri level up. Posso sbloccare anche altri personaggi come Antandra, che non so perché stava lì da sbloccare ancora, però c'è. Manufatti non si possono livellare, c'ho la sfida da fare che la posso fare off camera. Allora ragazzi, questa era la puntata di oggi. Sto facendo puntate lunghe un pochino alla Monopoly Go perché so che vi piacciono quelle da 30 minuti. Arriviamo a 1000 like, condividere i video, iscrivetevi al canale se nuovi, lasciate hashtag AFKGiorni qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. E se avete consigli su cosa portare come contenuti di questo gioco, a parte il gameplay, ditemelo perché voglio migliorare.